quello che vengo a presentarvi oggi è un farmaco portentoso. È il vero, l'unico, magnifico rimedio contro la caduta dei capelli. Il farmaco che ha restituito la capigliatura agli uomini scotennati da Toro Cenaro. Ne ho visti tanti, sono tiratori da barattoli. Ma quando si trovano davanti ad un uomo, tremano. Andiamo. Attenzione popolo, attenzione! Quando sarete vecchi voi racconterete davanti ai vostri focolari, ai vostri piccoli nipotini, quello che avrete visto oggi qui, nella vostra città, il grande, grandissimo Ricky Shot! Avanti campione, spara! Ecco, e là... Capirai, ho visto gente che con un colpo tagliava le funi. Aspettate, non andate via! Adesso vi prometto un numero sensazionale! Il più grande mai apparso su tutte le terre emerse! Il grande Ricky Shot al tiro al piatto! Ecco, la spara! Cosa facevano quelli che hai visto tu? Grazie, date pure al vostro buon cuore. Noi non ci offendiamo, qualunque sia la cifra. Grazie, grazie signore, non fa niente. Ecco, grazie. Adesso signori vi chiediamo concentrazione. Un po' di silenzio, vi prego, perché il campione eseguirà il tiro alle carte. Fai girare la ruota, ragazzo. Quattro assi, quattro colpi. Pronto, campione? Vai! Là! Quattro assi, quattro colpi. Tanto vi ho promesso e tanto vi darò. Ferma la ruota, ragazzo. Asso di picche, asso di fiori, asso di quadri e asso di cuori. Ecco qui, vediamo un po'. Tutti quattro al centro. Non ci sono dubbi, come vedete, Grazie, signori. Adesso Ricky Shot, nel ringraziarvi dopo il suo numero, vi offrirà un ultimo sbalorditivo tiro. Sai una cosa? Non ne hai centrato neanche una, ragazzo. Quanto hai fatto? Quanto basta per tirare avanti due settimane. Continua tu. Salve! Come va, Martin? Ti mantieni bene. Sei sempre in forma. Che cosa vuoi? Devi portarmi da Vigonza. Ho deciso di vendergli Billy Kane. Vattene, Kramer. Non posso farcela da solo. Quando ha saputo che ho piantato la banda, Billy mi ha dato la caccia. Sono tre giorni che mi sta inseguendo. Il mio cavallo è sfinito. Tu invece sei molto cambiato, vero? Su, portami da Vigonza. Ci pagherà bene. Faremo a metà. Vattene! Portami da Vigonza, sporco figlio! Hai mai visto sparare Ricky Shot? Colpisce un uccellino al volo a 20 passi. Se non se ne va di qui, spara! Treno dovevamo cacciarteli negli occhi quei colpi, non nelle mani. È un uomo di Billy Kane? Certo. Allora ha preso parte alla strage del treno. E che te ne importa? Che ne sai tu di quel treno? Ma cosa stai facendo? Prendo il mio 50%. Ma dove vuoi andare? Ricky, aspetta! Ci vediamo dopo.
Avanti, gente! Cos'è questo mortorio? Coraggio, pago da bere a tutti! Offro io! Charlie, dammi un whisky. Sei arrivato, Billy Kane. Sapevo che eri vicino. Adesso che ti vedo sto meglio. Posso finire almeno questa? Prendo questa. Va bene. Grazie. Ballate! Bevi. Su, bevi anche tu. Su, coraggio, bevi. Avanti. Su, ragazzi, avanti, ballate. Musica! Ballate! Sei anche tu, campione. Se sei venuto per me, è inutile. Billy Kane è arrivato prima. Dov'è andato? Nessuno sa mai dove va quel figlio di cagna. Però arriva sempre al momento giusto. D'acqua. Continuate a ballare! Figlio di vacca. Ho detto di continuare! Non si paga stasera! Ehi, senti. Devi avvertire di cosa. Billy è arrivato solo. I suoi uomini sono ancora oltre il confine. Hanno appuntamento con lui a Tuantepec. Gli uomini non ce la fanno più con Billy e sono pronti a tradirlo. Di a Bigonza che sono tutti d'accordo, glielo consegneranno su un piatto d'argento. Ti darà del denaro. No. Sardanapalus. Sardanapalo. Chi è? Un re antico. La morte di Sardanapalo. E come mai sgozzano tutte quelle femmine? Dicono che le fece ammazzare. Perché non voleva morire solo. Aveva ragione. Aveva ragione. Yonda, vieni avanti. Su, avvicinati. Dopo toccherà a voi. Voglio andare anch'io all'inferno in compagnia. Spara a me, cane, spara.